Benvenuti o bentornati al mio canale. In questi video di discussioni, molto spesso parlo di animazione, parlo di cartoni animati, parlo di fumetti o parlo di serie televisive o film, comunque legate a quegli argomenti. Però, come ben sapete, sul mio canale si parla spesso di musica. A volte legata sempre a quegli argomenti, a volte invece come gli speciali sui Queen e non solo, perché mi piace parlare di musica, perché uno dei miei argomenti, una delle mie più grandi passioni, è una delle cose che approfondisco di più costantemente. Quindi mi piacerebbe cominciare a parlarvi anche di questo come commenti, come in questo caso. Ha una serie di documentari che è arrivata su Netflix e quindi poi fatemi sapere se vi va che io possa commentare in futuro anche altre produzioni legate alla musica come queste. Scrivetemelo qui. La serie in questo caso si chiama This Is Pop. È una miniserie di documentari su vari argomenti. L'ho trovata estremamente interessante in alcuni punti e invece un po' deludente sotto altri aspetti. Vi dico quindi cosa ne penso nello specifico. In questa serie vengono affrontati dei temi volta per volta che hanno avuto a che fare con la musica pop. È sempre questo termine che poi la gente interpreta a seconda delle generazioni e dei momenti, perché per pop si intende musica popolare, perché viene ovviamente da lì, da popular, e quindi significa che ogni generazione ha avuto la sua musica pop. Non è che il pop è soltanto per chi ha vissuto gli anni 90, quello degli anni 90. Il pop è stato anche degli anni 80, degli anni 70, degli anni 60, degli anni 50, o il pop del 2000, 2010, 2020, è ovvio che sia così. Invece c'è sempre questo equivoco dietro questa parola. Qui infatti vengono affrontate diverse ere, diversi periodi e diversi temi. Il primo episodio si chiama Effetto Boys to Men. È tutto dedicato quindi ai gruppi vocali maschili, nello specifico ai Boys to Men, che sono stati un gruppo piuttosto rivoluzionario, non in maniera assoluta, però sicuramente in quegli anni hanno aperto le porte a tutti gli altri gruppi vocali che poi ne abbiamo visto da quel momento in poi fiorire e avere un momento di proprio incredibile successo commerciale. I vari Take That, Backstreet Boys, i Five, come potevano essere davvero, davvero infiniti altri, per arrivare poi anche ai gruppi vocali femminili di conseguenza. I gruppi vocali maschili e femminili ci sono sempre stati, c'erano già negli anni 50, c'erano Temptation, le Shangri-La, le Shirelles, tantissimi, ma avevano una logica che era ormai non più in voga in quegli anni, che Boys to Men, grazie a un perfetto mischione di musica pop di quel momento, di queste straordinarie armonie vocali, erano riusciti a riavere un successo commerciale che era completamente sparito per un genere musicale di questo tipo. La puntata quindi è tutta su di loro. L'ho trovata molto interessante, devo dire che non è male. Certo, avrei preferito vedere un po' approfondito di più proprio quello che hanno generato i Boys to Men. È un po' più dedicato a loro. Se l'episodio si chiama L'effetto Boys to Men, mi aspetto che mi parli anche molto degli altri gruppi. Invece ci sono soltanto un paio di accenni e poco più. Peccato, ma bello. Il secondo episodio, molto bello, si intitola Autotune. E qui è stranissimo perché in questo caso invece c'è il focus quasi su un unico artista, che è T-Pain, che era questo rapper che aveva fatto un largo uso dell'autotune con tantissime polemiche all'epoca. Per chi non sapesse, l'autotune è quel effetto che in qualche modo mette in tonalità, aggiusta le varie stonature di un cantante. È stato utilizzato ad esempio anche nell'ultimo Sanremo più volte, una delle artiste che ne ha fatto un uso utile e poi con anche delle buone canzoni e con un buon successo è Madame, tanto per dirne una. Divenne celebre questo effetto con Cher, con Believe. E tutto l'episodio ruota su, addirittura viene intervistato chi ha inventato
questo plugin ed è fantastico. Devo dire, questo è un episodio molto bello, approfondisce questa cosa, si chiama in questo modo generico e lo approfondisce più o meno a 360 gradi, raccontandoci anche quello che poi ha vissuto poi T-Pain all'epoca con tutte queste polemiche, come le ha vissute anche emotivamente. Poi c'è la sindrome di Stoccolma, questo mi è piaciuto tantissimo, parla dei produttori, di tutti quelli che scrivevano e producevano, che poi in realtà ci sono ancora adesso, ma sempre poi un po' in quegli anni lì, quindi siamo sempre intorno agli anni 90, ai 2000, erano tutta una serie di produttori, nascono proprio a tutti gli effetti questi studi di produzione in Svezia, che producono successi stellari che tutti conosciamo, a partire da, faccio un esempio proprio super immediato, Britney Spears con i suoi primi brani, ma anche gli stessi Backstreet Boys o altri. Ed è un episodio molto bello perché parla di questo aspetto produttivo in un paese che non tutti sanno che invece ha un'importanza nel peso proprio dell'industria discografica. Quando il country diventa pop, è un ottimo tema perché parla sempre di questo equilibrio strano, perché il country in teoria è questa sorta di genere intoccabile da parte di certi americani puristi con un certo anche grado di patriottismo, diciamolo, ma in realtà il termine pop, come bene è stato detto, vuol dire qualcosa di popolare, quindi in realtà il country di base dovrebbe comunque essere pop, però viene comunque allontanato da quel termine. Quando ci sono alcuni artisti come la Shania Twain, che anche qui ovviamente viene citata, che poi arriva a un pubblico diverso da quello country, viene anche abbastanza criticata da quello che è il pubblico purista del country. Dovrebbe parlare di questo, però l'ho trovato un po' superficiale, nonostante tutto, nonostante ci siano grandi artisti intervistati, non l'ho trovato particolarmente approfondito. La stessa cosa con Arriva il Britpop, che alla fine si rivela essere semplicemente un episodio più dedicato alla lotta che ci fu, fondamentale e simbolica sicuramente, tra gli Oasis e i Blur nel momento della nascita del Britpop, ma si parla pochissimo di quello che poi invece è stato il Britpop a tutti gli effetti. Cioè, un po' se ne parla, ma non c'è nessuno dei Pulp, nessuno dei Verve, ci sono pochissimi altri che parlano al di fuori di quello che poi è questo tema, che poi è più dedicato agli Oasis e Blur che al Britpop in generale. Uno spreco, peccato, perché poi l'episodio è davvero bello. Probabilmente ho sbagliato il titolo, a quel punto lo chiamavi La lotta tra gli Oasis e i Blur. La popolarità dei festival, bello, ma anche questo un po' superficiale, perché la popolarità dei festival ci si aspetta che parli in generale di tutti i festival dedicati alla musica, parte ovviamente da Woodstock, dall'Isola di Wight. Si parla anche dei festival europei, è vero, però c'è sempre un focus un po' fastidioso, ed è quello che già si può vedere anche negli altri temi detti, su quello che poi è l'industria discografica americana. Si vede palesemente che su una serie di documentari fatti con il focus comunque sempre costantemente sull'industria americana, anche quello che ha a che fare con la sindrome di Stoccolma, appunto, nonostante tutto parla di quello. Unico episodio diverso è quello sul Britpop, unico e basta, perché purtroppo si parla principalmente di quello, c'è molta poco coscienza su quello che invece è, se ne parla spesso anche di questo all'interno di tematiche che potevano quindi approfondire non solo sull'industria americana ma anche su quella europea, soprattutto quella inglese, e invece se ne parla spesso poco e volentieri o in maniera raffazzonata e veloce. Cosa può fare una canzone? Questo è il più superficiale di tutti, perché si parla del cantautorato, si parla dei testi, ma anche qui il focus non solo è principalmente sull'America e basta, ma anche sull'America
è molto superficiale, cioè vengono citati in una frase come Bob Dylan e Pete Seeger. Fine. Non si parla in maniera, cioè neanche 5 minuti dedicati, se mi parli di canzoni importanti, a Bob Dylan. Siamo completamente pazzi. Pete Seeger anche, ovviamente. Capisco che si parli di Woody Guthrie e che in teoria rappresenta quel filone lì, ma non puoi liquidarlo con così poco e non puoi arrivare poi sempre con questa ricerca ossessiva di arrivare in qualche modo alla contemporaneità, che mi sta bene, ma non puoi parlarmi mezz'ora sulla contemporaneità e in una frase liquidarmi Bob Dylan. Questo perché si vede che sono un po', per certi versi, uno spammone sull'industria discografica americana di oggi, e mi va bene, però non sono dei documentari veramente approfonditi spesso. L'unico fuori tempo, l'unico fuori zona, abbiamo detto, è quello sul Britpop. L'unico fuori tempo, sempre che parla dell'industria americana, ma che invece si limita a essere semplicemente uno spaccato di un momento storico fantastico, e l'ho trovato l'episodio più bello di tutti, è proprio l'ultimo, ed è il Brill Building in 4 canzoni. Anche qui non è proprio approfonditissimo, perché quello che era stato generato, cos'è il Brill Building? Era un palazzo storico in cui facevano capo, c'erano proprio la sede, giravano tantissimi produttori, scrittori di canzoni storici. La storia della musica pop americana praticamente è quasi stata scritta lì, ma anche lì una certa superficialità, viene citato Phil Spector un secondo. Nonostante tutto, l'episodio è molto bello, perché ci riesce un pochino a descrivere l'atmosfera magica che ci poteva essere in quei gruppi di lavoro, in quel periodo, in quell'epoca. Ci sono dei bei esempi di canzoni piuttosto iconiche che vengono utilizzate come esempio nei momenti in cui sono state scritte. Certo, la parte finale dedicata a Sugar Sugar magari è famosissima, non è anche una bella canzone, ma insomma, intorno al Brill Building potrebbe esserci di meglio. Va bene, ha senso come esempio di un momento già decadente di quello che era quel palazzo, però ok, episodio promossissimo questo. Comunque la serie mi è piaciuta molto. Ha lo stesso difetto che hanno spesso queste miniserie su Netflix, cioè quello di essere più interessanti nel tema generale che in come poi effettivamente vengono approfonditi e realizzati questi documentari. Avete visto This Is Pop? Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate qui sotto se vi è piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi al canale e che la forza di Grayskull sia con voi.